del mare e della cucina marinara, benvenuti a un altro appuntamento con Cuochi di Bordo. Come dice il nome della trasmissione, naturalmente noi abbiamo spedito in mezzo al mare a bordo di una vongolara il cuoco di questa puntata. Sta prendendo confidenza col mare, con la materia prima. È la prima volta che sale a bordo di una vongolara, quindi quando lo andremo ad accogliere sulla banchina del porto sentiremo proprio da lui le vivide impressioni appena sbarcato, di coloro che poi gli procurano la materia prima, i pescatori, i vongolari che gli procurano il meglio del nostro mare da poter servire sulla tavola dei suoi clienti. Naturalmente fra poco lui arriverà, sbarcherà, noi lo accoglieremo, però prima di fare questo gustatevi come sempre queste pillole di storia e di cultura marinara. Oggi parliamo del pesce ragno o tracina che dir si voglia e granceola. Il pesce ragno è un pesce povero, ma che non può mancare in una buona zuppa di pesce degna di questo nome. È un pesce saporito con delle carni che si puliscono abbastanza facilmente dalle lische e non ha il merito anche di non indurire durante la cottura, e dunque nel guazzetto direi che è la sua morte destinata, per la cucina naturalmente. La granceola invece è un pezzo di grande pregio proprio per la raffinatezza della sua preparazione e direi che posso indicarvene una molto decantata, quella prima di lessarla in acqua salata con qualche puntina, qualche goccia d'aceto. Dopodiché viene completamente spolpata per riempire la corazza e con l'aggiunta di una buona agliata e di erbe odorose, tra le quali è da decantare il prezzemolo, che è spesso presente nei piatti di pesce, e poi è servita dopo aver passato qualche minuto in una cenere ardente, quindi servita ben calda. Un piatto davvero prelibato che era presentato sulle tavole più nobili e aristocratiche, certamente ottimo. Bene, dopo la parola dell'esperto, noi non ci resta che attendere che il cuoco rientri dalla sua battuta di pesca al largo con la vongolara e quindi adesso andiamo verso la banchina ad accoglierlo. Marco, com'è andata? Molto bene, molto bene, sono divertito. Ti abbiamo imbarcato e buttato in mezzo al mare. Ah, il mattino presto, poi dai, con questo clima qui è piacevolissimo. Cosa ti hanno fatto fare? Ma ragazzi sono stati simpaticissimi, innanzitutto ci hanno accolto sulla barca, ci hanno fatto vedere tutta la pesca delle vongole, ci hanno fatto capire un po' di cose che dal ristoratore magari le vedi arrivare nel sacco e quindi non capisci. Quindi, è la prima volta che... Prima volta. Come dicevi, te le ritrovi lì, le lavori, le trasformi, però... Però non sai mai come vengono prese, ti fai un'idea, però in realtà non sai come vengono prese tutte le mattine. Ed è un lavoro, insomma, bello, faticoso, credo, però porta risultato, no? È bello che magari voi che utilizzate la materia capite da dove viene e come viene, no? Vi aiuta un po' anche... È importante anche perché... Bisogna valorizzare il lavoro di questi ragazzi perché comunque, ripeto, è un lavoro duro e noi facciamo, diciamo così, solo la trasformazione, ma dietro, insomma, c'è da faticare. Insomma, ti sei divertito? Molto, molto. Va bene, senti, allora adesso abbiamo la seconda fase che è andare a comprare il pesce. Per le trasformazioni di questa sera. Naturalmente ci abbiamo già il pescatore che è lì pronto, che avrà già scelto le sue cose.
se andiamo. Come no? Così nel frattempo, mentre andiamo, mi spieghi anche un paio di cose sulla ricetta di questa sera, perché immagino che qualcosa avrai pensato. Sicuramente sì. Ciao Stefano. Buongiorno, Marco, Stefano. Piacere conoscere, come si vuol dire. Allora, lui è insomma l'interprete della cucina marinara, il territorio. Diciamo, mi diletto, ecco, mi diletto. Ecco, è sempre lui che cucina e voi invece siete l'elemento nuovo. Allora, insomma, abbiamo belle robe qui stamattina, sì, no? Oggi c'è un bel pesce, sì. Bel pesce, sì, sì, sì. Vedo che state già elaborando, però insomma il banco sì. Offre tante belle cose, anche quelle, una bella sì. Cassettina. Sì. Marmore, le rigatini. Marmore, noi diciamo marmore. Marmore. Il nostro onnipresente pesce azzurro. Pesce azzurro, quello c'è sempre, fa le bene, seppie. Omega 3, no? Le seppie. Pesce di stagione, tu utilizzi naturalmente no, stagionalità anche ci vuole, nel pesce. Sicuramente, siamo a 10 metri dal mare, quindi non possiamo fare altrimenti. A posto. Insomma, le idee vi sono già venute. Sì, guardate, andiamo a prendere la cassetta. Allora, prendiamo cassetta. La cassetta, prendiamo tutte le vongole. Così. Allora, Saragette, quindi incarta tutto. Allora, siamo in buone mani, perché. Ormai abbiamo visto tutto, quindi sì. Non possiamo sbagliare. Bello quell'esemplare. Sì, quello viene anche buono il suo con quello. Vabbè. Allora, noi siamo nelle tue mani, adesso noi andiamo. In cucina. In cucina. Andiamo in cucina, va bene. E prepariamo. Allora, va bene. I cuochi sono a bordo e quindi. Andiamo. Va bene. Andiamo. Andiamo a tutti i cucini. Oggi approfondiamo l'importanza della zona di pesca di un prodotto ittico. Perché è così importante? Perché in realtà ci permette, come il lotto che parlavamo in un'altra occasione, che è presente all'etichetta, ci permette la tracciabilità di un prodotto, ma la zona di pesca in realtà ci fa capire da dove esattamente proviene il prodotto che noi stiamo acquistando. A livello internazionale tutte le zone di pesca sono codificate con FAO e un determinato numero. Il Mediterraneo è la zona FAO 37. Se noi guardiamo nel prodotto che stiamo acquistando, se c'è zona FAO 37.2.1, vuol dire che stiamo acquistando un prodotto che è stato pescato nel Mar Adriatico. Quindi è una certezza che viene poi mantenuta in tutta la documentazione che ha prodotto il pescatore, dalla sua bolla, dal mercato tracciato, quindi dal mercato ittico e traslato anche sulla bolla che poi fa il mercato ittico, fino al momento della vendita al dettaglio. In alcuni casi, in alcuni punti vendita, ci sono proprio tutta la cartina dei vari paesi e dei vari mari in cui uno ha una visualizzazione globale di tutte le zone di pesca. Questo fa sì che ci sia la certezza di dove proviene quel determinato prodotto. Quindi abbiamo prodotto che abbiamo la certezza che sia dall'Adriatico, così guardando nell'etichetta una zona FAO diversa potremo già renderci conto da quale parte del mondo sta venendo il prodotto che noi stiamo acquistando. Ed eccoci qua, finalmente siamo arrivati nella cucina di Marco, che è già tutta assettata, abbiamo già pronti tutti gli ingredienti. Il nostro Baldo Stefano, come sempre, impersonifica la tradizione. Tradizione. È vero? Sì, sono sempre di mare, dai. Tradizione di mare, mentre Marco già ha pronta la sua bella batteria, già. Molto bella. Colorata. Colorata. Si capisce subito dove sta la tradizione, dove sta l'innovazione, perché Stefano c'ha tre elementi. Pum-pam, essenziali, buoni, ma. Invece lui è più elaborato, giustamente. Marco, ci abbiamo messo un po' più di pensiero. Un po' più di pensiero. Adesso avremo modo di farvi capire a pieno quale sarà la tipologia di preparazione di Marco. Tutti quanti partiamo con l'elemento granseola, granchio, vongole. Adesso facciamo la prima ricetta, no? Esatto. Io faccio con la granseola. Granseola è facci pure. Allora io vado, eh. Allora. L'hai già sezionata, sì, rotta, allora, pulita. Prima di tutto l'ho aperta, naturalmente. L'ho aperta. Qui, veramente. Sì, l'ho aperta, ho tolto le uova, no? Che ha dentro queste uova qui.
e adesso serviranno che per... serviranno dopo per insaporire ancora di più il sugo. Adesso faccio andare, diciamo, cipolla ed aglio con l'olio. Ah, questo qua, ecco, scusate, ecco. Ma Stefano, devo dire che è molto bravo, perché si adatta a tutte le cucine, perché loro sono a casa loro, tic-tac. Sono proprio universale, diciamo. Vado ogni cucina, vado, dove vado e faccio. Allora, quando ho rosolato, butto giù naturalmente le granchie, diciamo i pezzi, le grassiole. Adesso vado a insaporire un po' con... Perché li hai mantenuti così grossi? Diciamo che così... Perché diciamo è bello nel piatto, in più avere... è il sapore che poi dopo rilasciano, no? Perfetto. Vado a mettere il pepe, ecco, un po' di pepe, macinato, e vado a rosolare praticamente tutte queste qua, no? Tu come capisci che sono arrivate alla rosolatura? No, cambiano un po' colore, poi faccio insaporire insomma il tutto nell'olio, prendono il sapore, poi una volta quando hanno preso quel sapore vado ad aggiungere un po' di vino. Ecco, qui già hanno cambiato colore. Sì, hanno cambiato colore. Vado ad aggiungere del vino bianco. Vado a sfumare. Marco, qua c'è la sostanza, cioè, vedi, si sente il profumo. Vado. Della tradizione si sente tutto. C'è tutto. Però anche nelle tue ricette mantieni una base di tradizione, però cercando di proporlo. È chiaro che noi lavoriamo la materia prima, che è eccellente, quindi magari lui ha, diciamo così, grande, no, dimestichezza nella tradizione, ma la materia prima è fondamentale sia nell'una che nell'altra ricetta. Noi chiaramente ci facciamo un ragionamento, diciamo, un pochino più, come dire, moderno, poi lo andiamo a vedere nello specifico, però diciamo che la partenza è molto simile. Adesso vado a sfumato il vino, vado col pomodoro, no? Vado col pomodoro. Una passata di pomodoro. Ecco qua. Di San Marzano. Pomodoro San Marzano, aggiungo un po' di fumetto di pesce. No? Aiuta a dare... Aiuta, sì, è sapore, praticamente. Ecco qua. È un insaporatore naturale, no? Questo qua, gli vado ad aggiungere del sale perché deve essere bella saporita. Adesso vado ad insaporire tutta questa cosa e la salsa piano piano tira. Quando, diciamo, è a metà che ha tirato, metto anche le uova, che vanno ad aggiungere, a insaporire ancora di più il sugo. Quindi le uova le aggiungi alla fine, cioè per non rovinare? Sì, adesso proprio alla fine, quelle si riprendono subito, hai capito? Una volta buttate giù, nel giro di 4-5 minuti già, si riprendono subito. Già bene che andate. Adesso vado a sentire perché il bravo cuoco sa che sente. Ah, sai, tu fai... a furia di frequentarli i trucchetti, guarda, li ha preso tutti. È normale, come è normale. Li ha preso tutti. Quindi adesso tu sei pronto? Sì, io sono pronto. Dobbiamo far lavorare. Quindi vada solo, piano piano. Quindi adesso, diciamo, il sugo fa tutto da solo. Si prende il suo tempo. Sì, sì. Beh, devo dire che, come sempre, di grande espressione, di grande sapidità. Sì. Marco, invece tu più o meno... La nostra è una ricetta, diciamo, che ha gli stessi identici ingredienti, adesso da noi c'è la vongola in più. Partiamo con una base comunque di olio extravergine, di cartoceto, quindi rimaniamo proprio la nostra dopo terra e mare. Mettiamo un paio di spicchietti d'aglio a rosolare e proprio appena appena un po' di peperoncino. Proprio per dare quel senso di piccante. La nostra ricetta, fondamentalmente, vista così, è molto semplice, perché noi facciamo questo spaghetto con le vongole, che in realtà non ci sono, perché abbiamo fatto una crema di vongole, quindi aperto le vongole, diciamo, nella maniera proprio tradizionale, quindi olio e aglio. Una volta aperte, abbiamo sgusciate tutte e con la loro acqua le abbiamo frullate. Poi abbiamo preso gli stridoli, che sono proprio un'erba spontanea che si trova in questo periodo, e con un estrattore abbiamo fatto un succo, che è questo qui, di questo bellissimo colore verde smeraldo. È rimasta tutta. Una volta che l'olio e l'aglio, diciamo così, è appena rosolato, andiamo a bagnare con il fumetto di pesce. In mezzo avremo messo anche dell'acqua di vongola.
E diciamo che qua, appena con una puntina di sale, leggero leggero, perché qua abbiamo comunque anche dell'acqua di bomba, anche lì la stabilità. E questa diciamo che pressoché è già fatta, quindi dobbiamo andare a buttare gli spaghetti e poi vi faccio vedere come andare a montare il piatto. Ecco, quindi andiamo a togliere l'aglio, che ha fatto già il suo mestiere, tra virgolette, quindi lo andiamo a togliere. Poi qui non ci resta che manteccare lo spaghetto e poi vi farò vedere quindi, le fasi successive. E quindi crei la ricetta però in una fase, sono, cioè, diciamo, una sorta diciamo, di abbiamo, risottatura della pasta. Benissimo, dove poi andremo a mettere anche della polpa di cannocevola che è cruda e quindi la andremo a mettere proprio all'ultimo minuto proprio per dare quell'esplosione di gusto in più. Ultimamente si usa molto questa tecnica di risottare la pasta. È una moda o c'è un suo perché? Ha un perché, comunque l'amido in padella, cioè la pasta in padella rilascia dell'amido, quindi fa quella cremina, diciamo così, che è molto piacevole quando si va a ritrovare nel piatto. Comunque è una bella pasta, quando si dice ben mantecata, insomma, viene da lì, la pasta si attacca al sugo. Anche lei dopo manteca, come vero? No, manteco, sì, lei manteca molto, manteco molto. Io lei è un grande mantecatore. Adesso do un po' di pepe ancora perché prima me ne è andato giù poco, ecco. Il giusto. Giusto. Va bene, allora adesso attendiamo giusto qui. Ma pasta rapidissima e poi andiamo. Tuffiamo. Butto giù le quando uova. Vogliamo buttare la pasta. Allora, Marco, butta giù la pasta, così nel frattempo che lui chiude la sua mantecatura. Sì. Tu che pasta hai scelto? Qui? Io faccio dei paccheri. Dei paccheri? Perché ci dicono quei paccheri. Ci dicono? Sì, paccheri. Nel senso che sono belli, sì, corposi. Belli corposi. Poi li faccio, come diceva lui, li faccio saltare così. Si attacca tutto il sugo, prende il sugo, prendono bene. Tu hai fame di noi, fame? No, io perché no, giro un po' la colina, ecco. No, perché a furia di stare in queste cucine, devo dire che oltre che a farmi una buona idea su come utilizzare alcuni elementi del nostro mare, cioè mi sto facendo proprio bella... il profumo è proprio di quelli, devo dire. Cioè, questo è un bel prodotto da lavorare anche per poi, voi. Comunque questa è proprio la tipica cucina marinara, quindi è proprio quella che diciamo così siamo proprio abituati ad andare anche a ricercare. Magari anche il turista, no? Quando viene si aspetta diciamo proprio la tradizione, si aspetta proprio materia prima, il gusto, no? Proprio delle race proprio, mi viene da dire. Qui in tempo reale pochissimi secondi già il sugo un quarto già, molto, già. Butti giù la pasta, ci vuole il pacchetto di 14-15 minuti mentre butti giù la pasta, fai il questo sugo, fai il sugo. Tu hai maturato un'esperienza di ricette molto, sì, molto diciamo, pratica, di grande espresso di grande impatto sì, soprattutto sì. Di sapori. Benissimo. Gli spaghetti sono al dente, anche un po' meno che non guasta. Perché poi abbiamo detto che li andiamo a finire in padella. A risottare. Quindi li facciamo andare bene con questo fumetto di pesce, ancora qualche minuto, a fuoco bello moderato. Andiamo ad aggiungere ancora un pochino di fumetto, nel caso in cui ne avessimo bisogno. Andiamo proprio la pasta a far andare bene in padella. I cuochi hanno sempre quello di mano o del brodo vegetale o del fumo, cioè che sì. è la salvazione, capito? Sì, cioè, per cercare di insaporire, no? Di non perdere niente. Esatto. Anche perché tutti gli scarti, magari no, del pesce, tutti i ritagli, no? Anche dei crostacei, se andiamo a fare il fumetto perché andiamo a recuperare proprio le parti. È lì a portata di mano. Allora, siamo arrivati al punto giusto, quindi andiamo a mettere il succo di stridolo. Adesso lo spaghetto diventerà completamente verde. Andiamo a mettere la polpa di granchio. Quindi queste operazioni le fai in padella proprio? In padella, sì, padella. Proprio sono le ultime operazioni. Andiamo a finire la pasta con un pochino di pepe. È una bacca particolare che si chiama pepe di Sichuan, è un finto pepe, in realtà è una bacca molto profumata, nell'uso comune viene chiamato pepe, ma in realtà pepe, è una bacca. Allora, il piatto è quasi pronto, abbiamo detto che lo spaghetto è diventato bello verde, la polpa di granchio ha preso appena appena un po' di caldo, quindi rimarrà proprio col suo gusto deciso. Anche il liquido si è bello, anche il liquido si è bello densato. Denso. Appena appena un filo d'olio extravergine, andiamo a impiattare.
piatto di portata. Nel frattempo naturalmente Marco ha altri ingredienti nella sua linea che non hai adoperato, perché serviranno per la prossima ricetta. Mentre Stefano aveva bisogno di tutto lo spazio disponibile, sì, per il suo. Sì. Però devo dire che il sugo ha dato una grande bella risposta. Quello, diciamo, è già bello che è pronto. Sì, è pronto, insomma, espresso. Ecco. Andiamo a mettere sopra un pochino di salsa che abbiamo ottenuto dal succo di stridolo e dalla polpa di granchio. E poi la cosa che manca, ecco, la vongola che non c'è. La famosa vongola che non c'è, perché la vongola c'è ma non c'è, si vede. Non si vede, quindi ecco. Andiamo, come dire, a versare sopra, e questo ci darà proprio la sensazione marina iodata della vongola. Quindi ci sono tutti gli elementi, ma sono naturalmente stati lavorati un po' nascosti, rielaborati. Insomma. Si dice che il trucco c'è ma non si vede, in realtà la vongola c'è ma non si vede, ma si sente. Benissimo. Allora, qualche ingrediente che è nella linea di Marco, abbiamo detto che servirà per la seconda ricetta. Preparazione. Noi dobbiamo attendere naturalmente che i paccheri facciano il loro dovere, che il sugo ancora, quindi vedremo l'impiattamento della preparazione di Stefano fra poco. Noi intanto riassettiamo la cucina e poi vi proponiamo naturalmente la seconda ricetta, quella insomma di altra grande gastronomia, il lavoro che fanno gli chef supportato dal lavoro di sostanza dei cuochi di bordo. Dunque adesso ci siamo riassettati, abbiamo anche fatto qualche prova, devo dire che è andata benissimo, molto bene, in attesa che arrivino i nostri ospiti. E partiamo con l'altra preparazione protagonista di questa ricetta, è la tracina, no? o ragno, come viene chiamato insomma da queste parti, e anche da te le vongole entrano qui adesso anche le vongole, anche le vongole. Diciamo. Credo che Marco ci ha già preparato la sua linea molto essenziale, molto lineare. Tu prepari una base invece che richiama un po' il brodetto. Sì, c'ho la traccia, il brodetto veramente non è fatto solo con la traccia, esatto. No? Sono varie tipologie di pesce, però adesso abbiamo la tracina, che non è un pesce, diciamo, che da brodetto è buono, faremo un brodetto qua e ci metto anche un po' di vongole. Quindi quello che tu utilizzi come preparazione è in fin dei conti quello che succede per il brodetto. Sì, quello che succede per il brodetto. Allora, come sempre, la base sempre cipolla e aglio, e un po' di prezzemolo. Bello calzato, sempre bello calzato, perché la cucina marinara tanto si deve sentire, no? Come la moretta, la mattina deve scaldare l'orecchio, capito? Allora, quando è fatto aglio e cipolla, no? Che sono un po' dorati, allora ho fatto, diciamo, una piccola salsa con un po' d'aceto, un po' di vino, un po' di conserva. La miscelo, adesso quando è fatto imbiondito la cipolla e l'aglio, butto giù questo specie di intingolo, no? Faccio evaporare un po' l'aceto e il vino. No, lo faccio andare un po', e tutto, un po' tutto insieme, aceto, vino, sale e pepe. Adesso il sale, perché una delle essenze della cucina che si fa a bordo è quella della praticità. Sì, non c'è tanto tempo, no? Perché tu stai pescando, allora mentre peschi può capitare anche che snack. Può capitare che magari la rete si impiglia da qualche parte, allora quindi, magari stai mangiando, bisogna mettere il pollo nelle tasche, oppure non si mangia più, si lascia tutto lì, allora bisogna fare veloce. Insomma. Benissimo. Allora, mentre adesso deve evaporare sto aceto e vino, no? Un pochettino. Qui adesso, se noi abbiamo il pesce giusto, andrebbero le seppie. Ecco. Le seppie vanno addirittura prima rosolate nell'aglio e nell'olio, no? Una volta rosolate. Il pesce c'ha le sue. Sì, perché la seppia è quella un po' più lunga, allora va prima quella e poi dopo a mano il pesce sempre, diciamo, con che sono più teneri, ecco. Okay. Dal più duro al più tenero. Immagina la consistenza. Sì. Poi adesso cosa facciamo? Io intanto butto giù sia le tracine, il ragno, no? Tu, da buona tradizione marinaresca, utilizzi pesci interi.
Sì, sì, sì. Adesso questi sono piccoli, se sono grossi faccio i pezzi. Faccio i pezzi, naturalmente faccio i pezzi, sì, se sono grossi. Invece, essendo piccolini, sì, poi metto anche, diciamo, faccio andare un attimo, metto anche un po' di pomodoro, no? Perché sennò c'è chi lo fa anche solo con tutta conserva, concentrato. Sì, no, io ci metto anche un po' di pomodoro. Vedo un po' di pomodoro, ne è rimasto uno, ne è rimasto, ecco. Sì, perché lasciarlo lì? Perché poi lasciarlo lì? Dopo magari male, no, dice cosa faccio così, io, no? Cosa faccio solo? Metto anche le vongole, in questo momento metto anche le vongole. Oh, tu che sei un marinaio, che quindi con questo pesce hai avuto a che fare, diciamo anche a favore dei nostri telespettatori, che va trattato e maneggiato con estrema prudenza. Allora, il brodetto, una volta fatto, non va preso con la cucchiaia. Bisogna piano piano muoverlo così, perché se tu vai così rompi tutto il pesce e non mangi più niente, mangi le spine, hai capito? Invece Marco, cioè, evita questo pastrocchio con i suoi clienti spilettando, è giusto? Perché vedo che hai preparato... Abbiamo già preparato tutte le tracce, diciamo che anche qui gli ingredienti partiamo più o meno degli ingredienti simili. Volendo possiamo anche iniziare anche noi, sì. da un fondo di olio extravergine come prima, andiamo sempre a mettere il nostro aglio intero perché poi lo andiamo a togliere. Questa volta arricchiamo il fondo con dei capperi dissalati, quindi prendiamo i capperi sotto sale, li facciamo dissalare bene sotto l'acqua corrente, in modo che perdano tutta la parte salina ma che lasciano bene il sapore del frutto proprio del capperi. Anche qui lo andiamo a fare leggermente imbiodire l'aglio e far insaporire l'olio con i nostri capperi. Nel frattempo abbiamo detto, abbiamo spilettato le tracine, con le lisce abbiamo riproposto ancora una volta il fumetto, proprio per non perdere nulla, tutto il sapore, perché molto del sapore del pesce è proprio sulla testa. Quindi andiamo a facilitare i clienti, però non vogliamo farci perdere il gusto, esatto. E quindi andiamo, come dire, a reintrodurre nella ricetta tramite il fumetto. Andiamo ad aggiungere un pochino di fumetto. I sapori mediterranei, aglio, capperi, sì. Subito qui il richiamo. Questo sarà un guastetto bianco, visto che Stefano ci propone proprio la tradizione vera. Andiamo a mettere appena un pizzichino di sale, stando molto attenti perché il capro, nonostante l'abbiamo già dissalato, però comunque ributta fuori un po' una parte salina. Adesso andiamo ad aggiungere una parte, come dire così, un po' più creativa del piatto, ecco. Che è una crema di carote che viene lasciata in infusione con della camomilla, quindi prende questo bel colore, diciamo così, giallo chiaro, gli dona, diciamo, questa leggerezza e questa profumazione della camomilla. E lo lasciamo un attimo andare così, 4-5 minuti, il tempo che questa salsa è pronta e si è ritirata un po', andiamo ad aggiungere la traccia, che sfilettata così prenderà veramente 2 minuti di tempo di cottura, una cottura molto veloce. Qui si stanno aprendo le vongole, sì, stanno cedendo il loro sapore di mare. Loro acqua di vegetazione. E tutto sarà bello che tu lo tocchi con estrema prudenza. Piano, sì, bisogna sempre di quanto fai prodotto, bisogna sempre muoverlo piano piano. Non va mai toccato. Non deve mai toccato, se no lo rompi. E non bisogna sfuggire. No, assolutamente. Vabbè. Qui colori fantastici, cioè, veramente colore molto, diciamo, dedicato anche un po' alla stagione, no? Ci piace anche un po' lavorare anche sui colori. Vedo anche un altro ingrediente che viene tra i tuoi, il fiore di zucca, che andrà insieme alla trassia come ultimo ingrediente. Non donerà al piatto un grande sapore, che di per sé non ha un grande sapore, ma sicuramente una consistenza leggermente vegetale e diciamo anche una parte visiva sicuramente buona da parte. Andiamo a salare leggermente i pesci. In questo caso non andiamo a mettere il pepe per un semplice motivo, che diciamo è già la parte aromatica, ce l'ha già la camomilla, quindi diciamo vogliamo che la camomilla venga fuori in maniera importante, che si senta bene. Il pepe, diciamo così, potrebbe andare
un pochino così a in sovrapposizione. Andiamo a calare nel guazzetto ben caldo, prima le tracine arrotolate e poi delle tracine semplicemente sfilettate e estese sulla salsa. Devo dire che due guazzetti, due, chiamiamoli così, di grande espressività. Qui abbiamo tutti i colori, il pomodoro, il rosso, e qui abbiamo il giallo e l'arancione che regalano sensazioni belle agli occhi. Insomma, Marchesi, grande maestro della cucina italiana, diceva che un piatto deve essere buono, deve essere anche bello, e devo dire che insomma qui sicuramente ci siamo. Però colori stupendi e anche grande ricerca di sapori e di sensazioni, perché qui c'è il capro, c'è la tradizione, anche c'è un po' di terra con la zucca. Quindi sì, diciamo che a me piace molto mettere anche la terra nei piatti di pesce. Comunque le Marche sono una grande regione che ha sia il mare ma anche la grande agricoltura, quindi noi leghiamo molto nelle nostre ricette comunque la terra, cioè c'è sempre, molte volte anche il formaggio, anche alcuni tipi di formaggi sul pesce ben dosati, anche se qualcuno magari mi maledirà, però alcuni tipi di formaggi, non dappertutto, però alcuni tipi. Marco, è un pesce che vuole anche poco tempo, sì. La padella la tocca poco, sì. Giustamente cottura molto veloce. Molto, anche nelle tue ricette predici cotture veloci? Sì, ci piace diciamo lasciare integro il sapore del pesce, quindi diciamo la materia prima. Abbiamo una materia prima importante, buonissima, sì, e quindi vale la pena esaltarla al meglio. Va bene, noi lasciamo terminare le preparazioni il marinaio con il suo prodotto a base, insomma, quasi univocabilmente di tracino, però sì. Insomma, questa è la matrice, e anche Marco con la sua preparazione e la sua interpretazione della tracina. Naturalmente a Cuochi di Bordo non ci facciamo mancare niente, come sempre io li lascio e vado ad accogliere i miei ospiti. Buonasera, ben ritrovati. Io vengo direttamente dalla cucina, quindi porto grandi sapori, grandi aromi, grandi profumi. Lo chef e il marinaio hanno lavorato elementi del mare di primissima qualità, naturalmente insomma poi fra un poco li degusteremo, quindi avremo la possibilità insomma di vedere questo giochino che facciamo sempre a Cuochi di Bordo, di mettere vicino un po' con gli stessi elementi il piatto della tradizione marinara, magari quello che riuscivano a cucinare a bordo i marinai tra una calata e una tirata su di rete, e invece quello che riescono a fare i tranvieri, come si vince le mani sapienti dei tranvieri. Oggi sono a riposo, quindi con la materia prima per anzi sei da quest'altra parte della staccionata, nel senso che stavolta è un posto bellissimo. Grazie anche a elementi di grande importanza come il vino e l'olio, di cui alcuni esponenti del territorio come Tommaso sanno proporre, perché insomma, è una commistione. Voi avete bisogno naturalmente della vostra maestria. Abbiamo bisogno di qualità. Di qualità. E quindi un prodotto di qualità lascia sicuramente il segno anche nel piatto, quindi occorre sempre in maniera minuziosa cercare i produttori seri. Ecco. Che offrono qualità e amore in quello che fanno. E nel piatto poi voi avete il compito di farlo, di veicolarlo al consumatore finale. Io dico sempre, dobbiamo cercare di rovinare il piatto il meno possibile. Hanno un compito difficilissimo, perché il trasformare il prodotto nostro, la materia prima, e il saperlo raccontare anche, perché poi non è solo la trasformazione basta che è importante nella creazione del piatto, certo. Ma poi anche il raccontare, di fatto tramite le loro veramente mani sapienti, le loro capacità, racconti il territorio, quindi sei anche siete la parte finale nei confronti del consumatore, quindi un tassello fondamentale per noi. Un tassello fondamentale, poi sono anche insomma le espressioni del territorio.
come Matteo, che fa diciamo di un prodotto lo spunto per 70 anni di tradizione, esatto, no? Esatto. Come si può celebrare una festa. Sì, esatto, con la Sagra dei Garagoi come abbiamo fatto quest'anno, così, sono queste situazioni folcloristiche, no? Queste manifestazioni che esaltano questi prodotti locali. Quindi anche noi non usiamo prodotti di materie prime, insomma, come vino, così come olio, cerchiamo sempre di esaltare quello che è il prodotto che è già buono di suo, anche noi cerchiamo sempre di rovinarlo il meno possibile. Oh, scusate. Grazie, stanno arrivando i primi, perché dovete sapere che di sotto si sono dati un gran da fare con i granchi, la gran seola che vedete nel piatto, con due lavorazioni insomma abbastanza impegnative dal punto di vista poi anche perché insomma qui insomma ci vogliono dei grembiuli praticamente. Sì, esatto. Io e lui siamo candidi come era, ma anche voi però, pericoloso questo piatto, sì, bellissimo, sì, pericoloso. Però la gran seola con questo pacchero così selvaggio, così insomma veramente di grande impatto. Invece poi dopo vedremo come il medesimo ingrediente è stato interpretato dallo chef. Qui i sapori e i profumi ci sono tutti. Io non indugio, adesso arriverà anche l'altra, eccola qua. Sì. Io attanaglio alla fine i profumi già parlano da soli. Sì, infatti veramente è una cosa su un profumo, ragazzi, incredibile. Io devo dire che l'unione della pasta con un prodotto così di grande qualità regala sensazioni importantissime. Questa è l'interpretazione dello chef. Dello chef. Uno spaghettone con questa crema di vongole, perché le vongole è il fil rouge delle nostre trasmissioni, sì, Cuochi di Bordo, sì, dove c'è sempre il granchio, la gran seola, riproposto in maniera diversa. Il verde poi insomma a voi scoprire. Dopo lanceremo un contest. Va bene. Che cos'è il verde? Ci metti alla prova. Ci metto alla prova. Sì. Abbiamo delle prove concrete. Di facile. Ma non è veritiero. Non è veritiero. Però anche in questi piatti il profumo nel calice del bianchello già esalta. Già esalta. Perché, come si suol dire, insomma, un grande uomo ha bisogno di una grande donna, un grande piatto ha bisogno di un buon calice di biancarlo in metà, di biancarlo in metà. Con le nostre vongole. Quanto è importante trasmettere ai vostri alunni l'importanza del rispetto della materia prima? Noi mangiamo, intanto noi ci portiamo avanti. Io anche adesso assaggio. Diciamo che sta assolutamente in un concetto di trasmissione, ma io prima ho parlato d'amore, ma non stavo scherzando, nel senso che chi ha passione riesce a trasmetterla. E quindi un grande compito molto importante quello di un insegnante, che in un qualche modo deve riuscire a trasmettere la passione per qualcosa. E quindi cercare di fargli trovare la strada giusta agli studenti, che poi non tutti chiaramente, certo, la troveranno in quella scuola, però coloro che l'hanno trovata di solito danno sempre grandi risultati. Aggiungo poi una cosa, secondo me, che visto che stiamo parlando di prodotti locali, io sono estremamente un appassionato di queste cose, quindi cerco sempre in ogni modo di trasmetterlo. I prodotti che noi utilizziamo, io cerco sempre di dire che è un po' come forse un orto del mare, quindi nell'orto non c'è sempre tutto, quindi ci sono delle stagioni. Questo concetto dell'orto è bellissimo, però ci vuole anche un'educazione, perché magari io sento parlare di stagionalità, però come faccio a sapere qual è la stagionalità? Cioè anche questo è importante. Questo è molto difficile, è molto difficile, perché a volte anche le persone adulte hanno un po' perso questa bussola, perché l'abitudine di andare al supermercato è ormai di tutti, e quindi tutto trova tutto sempre, sia il pesce che le verdure, e quindi si fa fatica. Un grande lavoro che deve essere fatto, diciamo, in senso culturale, riportare un pochino a quello che è un concetto di stagione. E io mi ci arrabbio sempre quando vedo che qualcuno compra, che ne so, le fragole fuori stagione, perché per me è un po' il simbolo. Vero, verissimo. E poi quando, ecco, anche io sono appassionato di lumachine, come diciamo prima, dei caragoi, perché mi fanno veramente impazzire. So benissimo quella stagione e so quando è l'ora. Io non vedo l'ora, ad esempio, che arriva il primo di novembre, che apre la pesca per la lumachina del mare. Quindi
ci sono dei momenti per ogni cosa. Passaggio culturale. Le fragole sempre fuori del tuo. Tutto l'anno. Poi quando chiedono le ciliegie a Natale o in altre stagioni, è chiaro che è fantastico. Perché poi il discorso culturale è veramente questione di educazione. Perché poi è un'educazione che avvicina all'educazione dei sapori reali delle cose, perché poi la grande distribuzione molto spesso, che non è neanche italiana, molto spesso ci porta a sentire e omogeneizzare i sapori, tutti prodotti morbidi, tutti standardizzati, con incapacità da parte della gente poi di capire il vero prodotto, il vero sapore del prodotto. Invece con questa stagionalità, con la comunicazione corretta, ci riappropriamo del vero valore del nostro prodotto, del nostro Made in Italy, le nostre eccellenze, quindi alla fine valorizziamo l'Italia. Sicuro. A livello gastronomico è il top. Come lo trovate il piatto del marinaio? Eccezionale. Eccezionale. Devo dire che a bordo non se la cavavano mai, insomma. Il mare anche se magari però... penso che si mangia così il mare è anche un piacere, è anche un piacere. La festa tra l'altro esalta proprio un prodotto qui che abbiamo davanti alle nostre coste. Sì, è un prodotto tipico della nostra zona, infatti si pesca soltanto in una, sempre come dicevamo prima, una stagionalità, quindi verso aprile, insomma c'è la zona nostra e in un particolare periodo dell'anno. E è un prodotto molto, molto particolare, accompagnato adesso, mi allaccio al discorso che dicevi prima anche del vino. C'è una vecchia tradizione che dice appunto che ogni sette baci un bicchiere di vino, perché appunto c'è questa cosa di... perché c'è il garagolo, si mangia, no? Una volta che si aspirando e facendo appunto questo famoso bacio, quindi ogni sette caragolli un bicchiere di vino. Puoi immaginare quanto bianchello si può, si può utilizzare. Ricordi che quest'anno ne sono state fatte 20 quintali. Puoi immaginare quanti bicchieri di vino possono essere tirati questa tutto. Cosa naturalmente l'hanno inventata loro, il prodotto delle vendite, è marketing territoriale, ma è marketing. Ci siamo messi d'accordo prima, una vecchia tradizione. Bere responsabilmente, certo, prodotto buono, certo, con le giuste quantità. Infatti ti dicevo, il garagolo si pesca soltanto in una determinata zona, che è appunto la nostra, ed è esaltato in questa tradizione, in questa sagra, che è raggiunta appunto alla 70ª edizione. Quest'anno abbiamo avuto il piacere anche di invitare i cuochi, Luca ci ha fatto l'onore di venire, perché abbiamo fatto un contest. È andato per mangiare. Va bene. Insieme anche a Paolo Esposto e Fabio Gasperi, insomma, sono venuti con l'associazione dei cuochi, noi abbiamo fatto un contest, un chiamato Master Gare, dove dovevamo appunto fare questo prodotto tipico della zona, dovevamo esaltarlo, e quindi i nostri ristoratori li abbiamo invitati a fare questa cosa, e Luca appunto è venuto a farci l'onore di mangiare, assaggiare, e soprattutto ci ha premiato. Sono due lavori che qualcuno ha questa cosa inventata. Io sono passato alla seconda preparazione, sì. Devo dire che anche qui sensazioni molto diverse, però anche qui c'è una concezione anche del prodotto. Un grande equilibrio di sapori che veramente... Di per lì un attimo invece è vero. Grande equilibrio. Sì. Anche qui il bianchello... È bellissima questa... differenza di fondo, sì. No? Che poi alla fine tra materia prima comunque sia eccezionale, vengono fuori due piatti veramente eccezionali, nella loro distintività hanno caratteristiche veramente diverse, però bellissime. Con il bianchetto ci sono entrambi, bene, però ci sono entrambi, ma rispecchiano quello che siamo. Rispecchiano. È colpa dei talent show? Se i cuochi o i cuochi, cioè qual è un po' l'uovo alla gallina in questa cosa, visto che sei qui? Diciamo che mi prendi una domanda un po' difficile, nel senso che da un lato hanno un lato grande visibilità, sì, e quindi va apprezzato. L'altra cosa che hanno in qualche modo dato in maniera un'impronta decisamente importante è un pochino la ricerca della qualità, e quindi Ogni trasmissione che in un qualche modo cerca di mettere sotto i riflettori il prodotto, il territorio dello chef di provenienza, quindi hanno portato una cultura, diciamo, gastronomica importante. Dall'altro a volte magari si pecca un po' di, come dire, che sia un po' troppo televisivo, però questo è un rischio che si corre, insomma.
Però insomma il compito vostro è anche quello magari di riportare un po' l'equilibrio, perché dopo ci si è influenzati, si pensa che siamo tutti Gordon Ramsay, invece in realtà poi quando vai a lavorare in una cucina in realtà è diverso, meno riflettori, grande fatica, perché poi stiamo vivendo una stessa condizione, perché gli istituti alberghieri e gli istituti politecnico delle Marche sul mondo agricolo sono in espansione a livello numerico esagerata, quindi con numeri del 7-10% ogni anno, quindi gli istituti alberghieri, istituto tecnico agrario, tanti iscritti, tanti ragazzi che si mettono su questo mondo, a volte molto guardando il lato bucolico e basta, bisogna anche riportarli alla concretezza, alla realtà, con la giusta educazione che poi va fatta in tutti gli istituti, perché poi sono lavori difficili, sono lavori duri e fortunatamente però i numeri sull'occupazione nei nostri settori stanno aumentando, cercando però di avere delle professionalità innovative e nuove, perché il mondo agricolo ha bisogno di questi nuovi iscritti che portano mentalità nuove in un mondo agricolo che si è evoluto negli ultimi anni, quindi è importante. Però un po', ecco, due mondi che soffrivano, se mi consentite questa espressione, qualche anno fa, un po' di un oscurantismo culturale, la campagna, il cuoco che vive insomma nelle fumose cucine, il contadino che zappa, la fatica, il sudore, cioè, grazie anche a un'inversione di cultura stanno vivendo anche una giusta dimensione nella società, stanno riprendendo la giusta concordate su questo. Io uso una battuta, cioè nel 2000 avevo qualche capello in più, insomma, usciti dall'Istituto Tecnico Agrario. Parliamo di questo. Siamo molto, molto invidia per noi. Uscendo dall'Istituto Tecnico Agrario, cioè l'agricoltura non è passata una vita, cioè come agricoltore, quasi uscendo dall'Istituto Agrario, chi faceva agraria era un po' il contadino, visto in termini negativi. Adesso il cambio culturale c'è stato, perché prima eravamo quelli che inquinavano, che sfruttavano il terreno, quelli che producevano la materia prima. Adesso siamo i contributi DAV, con quei grossi trattori che inquinano. Adesso siamo i fautori di quella materia prima, di quel cibo, no? Della materia prima di cui parlavamo prima. Quindi è un passaggio culturale diverso, siamo i custodi di quei terreni che di fatto, se non ci fossero noi, e vediamo in certi territori, che crollano perché non c'è il presidio, non c'è l'attenzione del mondo agricolo che li presidia. Come custode anche proprio del sapore, perché effettivamente, come si diceva prima, uno andando a comprare il prodotto anche al supermercato, che uno si rende conto di quanto è veramente buono il prodotto naturale, il prodotto di casa, il prodotto dell'orto famoso. Quel tipo di cultura lì non ce l'abbiamo più, si perde nel tempo. A volte mi arrabbio perché dico costa troppo poco. È vero, perché, cioè, andiamo al ribasso spesso. Immaginiamo il lavoro che c'è, non può costare troppo, il prodotto a volte costa troppo poco. Facciamo cultura. Ed è brutto dirlo da consumatore, però alcune tipologie di prodotti assolutamente sì. Credo che dovrebbero in qualche modo. E allora è lì che la comunicazione deve essere migliorata, per dire sì, questo costa di più, ma dietro c'è. Poi c'è il lato della salubrità anche alimentare che noi abbiamo rispetto ad altri paesi, no? Guardiamo l'estero, perché di fatto le regole nostre sono ferre e le vogliamo rispettare, tanti prodotti biologici o no, è un processo di tramandare le tradizioni, quindi anche un qualcosa di culturale, agricoltura nel senso di tradizione di cultura, certo. Anche per il turismo è un settore fondamentale, come quello alberghiero o come gli eventi che fate sul territorio, certo. Quindi come legame penso che alla fine è il valorizzare il territorio d'insieme, questo qui, attorno a una tavola, la convivialità italiana può essere un vanto. È il modo per accogliere le persone, esatto. No? E forse anche questi eventi magari regalano sensazioni che poi si riportano. Verissimo, anche perché poi vogliamo spingere anche proprio sul fatto della preparazione della materia prima, in questo caso qua il garagolo è molto difficile da pescare, difficile, sono rimasti in pochi a prenderlo. Da lavorare soprattutto, da preparare, no? Deve essere esplorato, è un prodotto molto particolare, vive in mezzo al fango, quindi va pulito bene, ha un sapore molto forte, uno deve saperlo anche cucinare, però una volta che poi uno viene, lo mangia, lo assaggia, si sente proprio il lavoro che c'è dietro, anche quel famoso discorso di cultura di materia prima la si sente, quindi la gente, cioè addirittura negli anni 60-70 si arrivava addirittura a 83 quintali
83 quintali reali, reali. Locandini dicevano 100, beh, non era vero, però esatto. Però potete immaginare quello che voleva dire la preparazione. E addirittura c'era un treno speciale che partiva da Ancona, faceva Ancona Marotta, Ancona, queste littorine venivano con i pullman direttamente da Perugia, quindi era una cosa, una manifestazione molto importante, eccezionale. All'epoca era dichiarata una tra le più importanti, una tra le manifestazioni più importanti dell'Adriatico. E quindi quello poi dopo raccoglie tutto, perché poi dopo il turista che viene giù non è che mangia solo quello, poi può mangiare anche qualcos'altro, viene poi a coprire un territorio e quindi a esaltare. E, grazie. Prendendo tutto quello che dicevamo un po' prima, insomma. Bellissimo. E a quali preparazioni questo Gravy si freccia? Una oppure è un prodotto? Io personalmente utilizzo la sacra e rigorosa tradizione. Ma nel rispetto della tradizione, anche qui arrivano due cose che sono diametralmente opposte, di grande impatto visivo, sia per un aspetto che per l'altro. Qui c'è la tracina, interpretata, lavorata magistralmente da Marco Vegliò, e accanto poi ci arriva la tracina del pescatore rigorosamente intera, perché lui l'ha buttata nella base da brodetto intera, perché insomma, la mossa con le vongole, perché chiaramente elegante. Quindi insomma, anche qui un'avventura attorno al medesimo ingrediente. Ci sono anche i capperi che richiamano la mediterraneità. Sì, sì, sì. Capperi che in alcuni vini ci ritroviamo. Quando si dice chapeau... Allora, poi la salinità, la sapidità del Bianchello, che poi nelle nostre colline di pietre di tufo, in aria, molto spesso quando vai all'estero ti dicono ma siete vicini al mare. Sì, sei vicino al mare, ma probabilmente il terroir che dà queste, anzi sicuramente sono i terreni che danno queste caratteristiche, si abbinano alla grande con questi piatti, no? Perché poi mi insegnano anche gli chef che alla fine dai quel giusto abbinamento per esaltare il piatto e per esaltare il vino, no? Perché voi con l'equilibrio è una parola con la quale ci avete parecchio da fare, come loro, no? Sì, sì. Cioè l'equilibrio nel piatto, anche l'equilibrio nel bicchiere attraverso le lavorazioni in cantina per esaltare i prodotti che però vengono dalla tradizione. Anche anni addietro, a livello enologico, si è lavorato troppo e sono arrivati dei vini identici sulle tavole. Troppo probabilmente spinti, assaggiavi vini provenienti da emisferi diversi, però grazie ad enologi che magari erano gli stessi winemaker che giravano in aereo, arrivavano i vini tutti uguali. Invece il vantaggio del terroir è chiaro che ti dà quella distintività che è un nostro valore. Poi parecchi dicono perché fate i prodotti della natura. Sì, è vero che però siamo noi che lavoriamo con le mani la natura, frutto del lavoro dell'uomo, alla fine, per impostare una natura che da sola altrimenti creerebbe qualcosa di totalmente diverso, perché alla fine il presidio è quello fondamentale per noi. Benissimo. Noi, bello questo piatto. Questo è bellissimo, anche i colori fantastici. Che è veramente molto buono. Invece il Garagol che colore c'ha? Rosso. Rosso, lui è ambrato, rosa, rosa. Cotto rosso. E rosso. Molto va bene. Cuochi di bordo a questo giochino divertente che poi alla fine ci si ritrova attorno a una tavola a chiacchierare di cose inerenti al prodotto. Io piacevole, no? Noi ci sacrifichiamo volentieri, sì, no? Facciamo con questo calice di Bianchello un brindisi alla tradizione, al mare e alla cucina marinara. Non potremo fare di meglio che appunto assaporare questi grandi vini, perché il Bianchello è un grande vino sposato alla tradizione del mare e alla tradizione della cucina marinaresca. Questa puntata di Cuochi di Bordo la chiudiamo così, con questo brindisi. Alla prossima! Cin, cin.